Ciao, ciao, ciao a tutti, io spero che sentiate tutti perché abbiamo preferito non amplificare perché a quest'ora amplificare è veramente sconveniente. Quindi, vabbè, intanto grazie ai ragazzi di Creative Mornings perché questa è un'iniziativa straordinaria e grazie a voi perché io pensavo, in realtà, devo dirti, avevo avuto l'illusione che voi veniste qua per la colazione e poi ve ne andaste. E quindi non è... E invece c'è un sacco di gente a cui dovrò dire delle cose. E, il tema mi è caro, nel senso che è vero che da quando ho scritto Invertising ho cominciato a riflettere, in realtà la riflessione è iniziata inevitabilmente prima. Io mi occupo di pubblicità da una ventina d'anni, e nasco copywriter e quindi, che vi piaccia o no, ho costruito una presentazione fatta solo di parole, nel senso che abituati come siete qua a subirvi keynote, lecture, in tutto il mondo, io ho visto le presentazioni che fanno piene di design bellissimi, picture, eccetera, qui ci sono solo parole, perché so scrivere, o almeno ci provo da una ventina d'anni a questa parte, ho sempre scritto per la pubblicità, nel senso che dal momento in cui ho scoperto che volevo scrivere, ho prestato la mia scrittura alla pubblicità. Semplicemente non per motivi nobili, ma perché pagava meglio del giornalismo. E quindi io che andavo all'università avevo bisogno semplicemente veramente di fare cassa in quei giorni. E quindi ho cominciato a scrivere la pubblicità perché aveva l'accesso più rapido alla mia scrittura. E ho cominciato a scrivere la pubblicità, vi sto dando semplicemente un background per quanti non sanno esattamente da dove vengo, che cosa faccio e serve un po' a contestualizzare il mio lavoro. Ho cominciato a scrivere la pubblicità che non voleva fare nessuno. Voi sapete che la pubblicità è sempre stata caratterizzata in due grandi temi, no? Quello che è l'advertising tradizionale, quello che va in TV, in stampa, quello che si vede, e poi quello che non si vede, no? il direct marketing, quello che una volta si chiamava below the line, per intenderci. Ecco, io ho cominciato a fare quella roba lì. Ho cominciato a scrivere la pubblicità che era più facile scrivere perché c'era meno competizione, diciamo, perché i cataloghi della Granarolo non è che proprio c'era la fila di copywriter che volevano scrivere le didascalie della pentola antiaderente, no? Vi rendete conto che era una scrittura un po' frustrante da un certo punto di vista. Poi è arrivata l'internet e la mia vita è cambiata perché allora le agenzie hanno messo l'internet nel below the line, che è stata una figata, perché loro non sapevano farlo, quindi hanno detto che cos'è sta roba? È below the line, quindi lo fai a bichino. E io ho cominciato così a scrivere per l'internet, ho cominciato a scrivere i primi CD-ROM e la mia familiarità con la scrittura pubblicitaria ha cambiato completamente registro, nel senso che è diventata una scrittura esattamente come quella che conosciamo oggi, no? Una scrittura molto più ricca da un certo punto di vista rispetto a quella che era là, una semplice scrittura pubblicitaria. Detto questo, io avevo preparato, per svegliarci un po' tutti, una specie di sigla che serviva a contestualizzare un po' lo scenario ed è un dialogo di un film che magari molti... Andiamo. In effetti siamo pochi. Vieni. Siamo pochi ad essere malati di mente qui. Non parlo di te, magari tu sai che sono. Tu sei veramente schizzato come un cavallo. Ma non è per questo che sei qui. Non sei qui per questo, non sei qui per questo. Sei qui a causa del sistema. Vedi la televisione? È tutta lì la questione, tutta lì la questione. Guarda, ascolta, inginocchia, ti prego. La pubblicità. Non produciamo più niente, non serviamo più a niente, tutto automatizzato. Che cazzo ci stiamo a fare? Allora siamo dei consumatori, Jim. Ah, ok, compri un sacco di roba da bravo cittadino. Però se non la compri, che succede? Se non la compri, che cosa sei, ti chiedo? Che cosa? Un malato mentale. È un fatto, Jim, un fatto. Se non compri la carta igienica, una macchina nuova, un frullatore computerizzato, un attrezzo elettrico per orgasmi multipli, un impianto stereo con le cuffie che ti spappolano il cervello, cacciaviti con impianti radar miniaturizzati, incorporati al computer ad attivazione vocale. Non ti agitare, Jeffrey. Sta calmo. Allora,
È giusto, va bene? Mi sembrava questo il modo migliore di, gli americani dicono set the scene, no? Settare la scena. Cioè questo è più o meno quello che fuori di qua le persone da qualche anno, è un trend, pensano di quello che facciamo noi, della pubblicità. Cioè a un certo punto la pubblicità, in quanto icona di un certo modo di fare mercato, cioè veicolo, vettore di un certo modo di fare mercato, è diventata merda esattamente, chiedo scusa agli americani, shit, è diventata qualcosa di disdicevole. No? C'è tutto un. Quello che prima era solamente una letteratura di nicchia, una tendenza, eccetera, oggi è mainstream. E io inizio questa riflessione in realtà molto tempo prima che questa cosa avvenga, perché sentivo che in qualche modo questa cultura digitale, questo modo nuovo che avevano le persone di rapportarsi alle aziende, prima dei social network, ragazzi, cioè prima di Facebook, siamo nel 2005, nel 2006, vedevo le persone entrare direttamente negli spazi dell'informazione, no? Vi ricordate la grande esplosione dei blog, il marketing della conversazione, insomma tutte queste grandi, quelle che oggi sono keyword abbastanza praticate, allora erano semplicemente dei segnali. Io anziché interpretarli come segnali deboli, li ho interpretati come segnali forti di un cambiamento e ho costruito un modo di insegnare questo mestiere prima che di farlo, perché farlo non è sempre facilissimo. Fare insegnare l'invertising o un nuovo atteggiamento della pubblicità è una cosa, scusate le spalle. In realtà farlo hai bisogno di tutta una serie di attori intorno a te, no? A partire dalla committenza, molto banalmente. Però ho cominciato a intercettare comunque casi, campagne, azioni e attività che nel mondo e in Italia venivano fatte. Io ho costruito Invertising su questa cosa. Io oggi però non vorrei parlarvi di questo, non mi serve fare lo spot al libro, cioè... Prima commentavamo che non abbiamo portato neanche una copia per intenderci, proprio non me ne frega niente. Volevo però riflettere invece sui temi che sono alla base dell'invertising e non ho neanche voglia di farvi vedere delle case history, perché se capite, perché non voglio sprecare 20 minuti per 2 minuti di una case history, le beccate tranquillamente in rete se avete un minimo di curiosità e avete voglia di approfondire questi temi. In realtà dobbiamo imparare a riflettere sulle parole, perché l'invertising fa esattamente questa cosa qua, cioè prima di farla una campagna pensa sul significato di quello che vuole mettere in scena. Allora se noi impariamo a fare advertising in questo modo salviamo il mestiere, cioè ma proprio lo recuperiamo, gli diamo una nuova chance. Gli diamo una nuova opportunità, altrimenti la pubblicità non ce la chiedono e impareranno a farne tranquillamente a meno. Parlo di pubblicità tutta, ragazzi, non parlo né di TV né di internet, parlo di pubblicità tutta, di advertising come lo dicono gli americani, comunicazione pubblicitaria, comunicazione commerciale. E se voi ci fate caso, a proposito di parole, voi avvertitemi quando sono prossimo alla soglia dei 20 minuti, perché io veramente potrei parlare fino a oggi pomeriggio, quindi... Poi fateci caso a come alcune campagne a livello internazionale e anche in Italia cominciano a vedersi con una forte centralità sul prodotto. Stiamo parlando di backwards, stiamo parlando di qualcosa, di un movimento di mindset retroattivo, quindi è come se noi fossimo ritornati a valorizzare, pensate a cosa dice Grom, no? Cosa dice Grom sotto il suo marchio? I gelati come una volta, no? E pensate, ci sono dei brand che sono nati su una forte nuova valorizzazione del prodotto. Qualcuno potrebbe dirmi, sì, ma è solo una trovata di marketing. Potrebbe essere vero, ma se fosse così, cioè se loro non mantengono fermo il punto, quella cosa lì non dura. Perché noi abbiamo di fronte un consumatore oggi che non premia più nel lungo periodo i brand che non sono capaci di essere coerenti e credibili con le loro promesse. Vi è chiaro cosa vi sto dicendo? Ci sono dei dubbi? Il prodotto. L'altro giorno mi sono fermato in un takeaway
che si chiama, adesso non mi ricordo il nome, diceva Eat the Truth, mangia la verità. Era un locale biologico, Lattughino, ecco, adesso mi è venuto in mente. Per dirvi, questa è una cosa che può appartenere ai grandi brand e può appartenere a maggior ragione ancora alle piccole realtà che hanno bisogno di affermarsi portando in scena cosa se non la bontà del loro prodotto, perché è l'unica cosa che li farà vincere sul mercato. Tensioni culturali, le nuove campagne di comunicazione, le nuove attività, i nuovi brand stanno intercettando delle tensioni culturali e dentro quelle tensioni culturali vanno a insinuarsi, intercettano una tensione culturale. Faccio un esempio per tutti, molti la conoscono, sicuramente la campagna, io adesso non vorrei farvela vedere perché vi ho promesso di non farvi vedere niente, però Dove, la campagna sulla bellezza autentica, intercetta una tensione culturale, no? Che è oggi è attualissima purtroppo per via del femminicidio, però fate un passo indietro, pensiamo al concetto di autostima femminile, di tutto questo, la strumentalizzazione del corpo, Lorella Zanardo. Questa è una tensione culturale che in tutto il mondo nasce molto prima che noi la scopriamo. Noi qua eravamo, come dire, obnubilati dalla nostra TV commerciale, no? Quindi non ce ne siamo accorti, perché la nostra TV ci restituiva per 20 anni, senza fare nomi, esattamente quella roba lì, no? Il bagaglino, eccetera. Ma all'estero era già cominciata una tensione, una nuova consapevolezza, ed era una tensione culturale che Dava intercettato anni fa, 10 anni fa, e ha fatto partire la campagna sulla bellezza autentica. Quindi la tensione culturale che deve essere intercettata deve diventare parte della vostra comunicazione di marca. Vado avanti, perché, dimmi, la rilevanza. È inutile intercettare una tensione culturale se il vostro prodotto, la brand che avete tra le mani, oltre ad avere ovviamente la bontà del prodotto, non è rilevante per le persone. Cioè Dove si occupa di beauty, non poteva che parlare di bellezza, vi è chiaro cosa vi sto dicendo, e quindi dovete in qualche modo muovervi in un territorio di credibilità, cioè dovete occuparvi di ciò che vi appartiene. I brand stanno imparando a entrare in uno scenario di comunicazione dove c'è una tensione culturale. Noi in Ogilvy lo chiamiamo brand best itself, cioè all'interno di quella tensione culturale loro fanno il meglio che possono fare per risolverla o quantomeno per migliorare la vita delle persone. Su piccola scala o su grande scala, ci si può occupare di un grande tema o di un tema più piccolo. Levi's con la campagna Go Forth dice alle persone: occupati del metro quadrato che ti è stato affidato dalla vita, cioè pensa a migliorare, non andare a occuparti, andatela a vedere, una campagna straordinaria, dice occupati di quello che ti riguarda, che ti è close, che è nel tuo spazio di prossimità. Oppure puoi lanciare una grande campagna sulla bellezza, sullo spostamento dell'immaginario collettivo, eccetera. Sono trovate di marketing? Qualcuno può obiettare di sì, però guardate che è molto meglio fare pubblicità in questo modo, no? Chi conosce il Clutter Manifesto, visto che è una lettura di quelle molto molto di moda di questi tempi, sa benissimo che oltre a dire i mercati sono conversazioni, il Clutter dice non vi preoccupate, continuerete ancora a fare i soldi purché non sia l'unica cosa che avete in mente. Allora, si può continuare, si deve continuare a fare profitto, perché la pubblicità nasce per questo, fare mercato significa questo, non dobbiamo ritrovarci tutti col saio a fare i francescani, vi è chiaro cosa vi sto dicendo, però si può fare profitto in maniera diversa, si può fare profitto anche mettendo in circolazione delle campagne di comunicazione che lavorano anche a beneficio delle persone, con delle attività molto semplici, attività di partecipazione, di condivisione, di quello che volete. Però fate in modo che le persone partecipino alla costruzione del messaggio della marca. Cioè, è come se tutti questi temi fossero un po' usciti dal controllo delle agenzie, delle aziende, eccetera, e fossero un po' condivisi insieme alle persone che ruotano. Un altro tema molto importante è quello dell'insight. Voi sapete che cos'è un insight, giusto? Uno potrebbe obiettare, ma la pubblicità si è sempre occupata di insight, ed è vero, cioè tutte le grandi strategie
sono nate a tavolino lavorando su dei consumer insight. La differenza qual è? Che una volta i consumer insight erano affidati ai planner, agli istituti di ricerca, cioè focus group e quant'altro. Oggi i consumer insight li intercettiamo noi creativi per primi, come? Attraverso gli spazi della conversazione. Cioè quello che le persone sentono, vivono di un prodotto, di una marca, di quello che sta intorno a un environment di comunicazione, noi ce lo andiamo a prendere direttamente, entrando negli spazi sociali delle persone, nei blog, nei forum, ovunque, su Twitter. Un hashtag ci dà esattamente un sentimento su un tema, su qualunque tema. Te li immagini, no? I creativi che devono lavorare a una campagna dove si parla di fiducia? Hashtag, fiducia, viene fuori tutto un thread e vai a sentire, non hai più bisogno, ma hai bisogno ancora, per carità, della ricerca e quant'altro, ma il creativo, colui che costruisce il messaggio pubblicitario, ha accesso diretto a consumer insight che prima, una volta, gli venivano restituiti, e dite la verità, su 100 pagine di PowerPoint che nessuno si filava. È vero o non è vero? Nessuno di noi ha mai letto 100 pagine di PowerPoint di ricerca. Poi c'erano i planner che si incazzavano perché dicevano: ma non hai letto la ricerca? No, non l'ho letta, e faccio un altro mestiere. Quindi mi piaceva, sempre in questo, adesso giusto che stanno finendo i 20 minuti, mi piaceva farvi vedere alcune quotation dei padri della pubblicità, a dirci che queste cose, se guardiamo all'indietro in un backwards, erano già scritte da chi questo mestiere tempo fa aveva cominciato a farlo. Parlo dei grandi padri della pubblicità, parlo di Bernbach, parlo di Hopkins, parlo di Leo Burnett, parlo di Ogilvy. Guardate questa frase, se non aveva già dentro tutti i temi di cui oggi siamo alla ricerca, no? Quando parliamo di verità, quando parliamo di autenticità, quando parliamo di trasparenza, quando parliamo di apertura. Poi cos'è successo allora a questo mestiere? Io non lo so. Io so che è stato in qualche modo maltrattato, un po' dal marketing sicuramente, inevitabilmente, no? È stato condizionato in maniera importante. La pubblicità e il marketing viaggiano di pari passo, ragazzi, quindi è evidente che noi creativi siamo andati dietro a un certo modo di interpretare la pubblicità che ci ha fatto, come dire, allontanare dalle persone fondamentalmente. Siamo stati molto preoccupati di costruire dei messaggi per compiacere i committenti e per rispondere a istanze matematiche, scientifiche e tutto quello che volete. Cioè la pubblicità è anche una scienza esatta, cioè il marketing è una scienza esatta, ma in nome di quella scienza esatta abbiamo perso il contatto con le persone, ed è un contatto che oggi siamo obbligati a recuperare. Cioè il contrario non c'è dato. Quello che sta accadendo non è una moda, non è un trend, vi è chiaro? La trasparenza, l'openness, chiamatelo come volete, l'autenticità. Io vi potrei citare decine di libri che in questo momento si stanno occupando di quello che i consumatori stanno chiedendo al mercato. I consumatori non stanno rifiutando la pubblicità, non stanno rifiutando il mercato, stanno chiedendo un nuovo modo di fare mercato. Non possono rinunciare, non hanno voglia di rinunciare a un brand, vi è chiaro? Perché i brand lavorano sull'autoidentificazione, ci sono dei meccanismi sociali, cioè antropologici, che continueranno a funzionare, quei meccanismi continuano a esserci. L'advertising e il modo di fare mercato deve risintonizzarsi su queste nuove tensioni, che guarda caso i papà della pubblicità avevano già cominciato a intravedere. Cioè loro scrivevano, Hopkins, sapete, adesso magari sto per dire una cavolata in mondovisione, però se non mi sbaglio Hopkins deve essere l'inventore della USP, se non mi sbaglio. Comunque un grande padre, cioè uno dei primissimi pubblicitari, e people don't buy from clowns. Cioè
non dice cazzate, fondamentalmente, adesso la dico male. Questa è una frase che mi piace molto di Thompson, no? Dice, in realtà l'advertising non è una forza immorale come l'energia elettrica, no? Può servire a illuminare una lampadina oppure può servire a procurare una scarica elettrica per un condannato a morte. E quello che ne fai tu della tua creatività e del tuo modo di costruire i messaggi a fare la differenza. E poi mi piace molto questo, Words to Civilization, no? Cioè c'è già chiaramente la volontà di impattare sulla collettività. Perché quello che noi abbiamo sottovalutato, io dico noi riferendomi a una allargata categoria di pubblicitari e per comodità e per convenzione, quello che un po' tutti abbiamo sottovalutato è l'impatto che quello che facevamo aveva sull'immaginario collettivo. Cioè è un po', non ce ne siamo occupati tanto di quanto un 6x3 potesse in qualche, un 6x3 oggi, un 6x3 domani e un 6x3 dopodomani, tutti con lo stesso tipo di grammatica, tutti con lo stesso tipo di registro, abbiamo sottovalutato quanto quella cosa potesse, stesse condizionando l'immaginario collettivo. Perché tutto il mainstream chiaramente contribuisce a condizionare l'immaginario collettivo, la TV per esempio, quello che arriva in televisione, no? La radio, insomma tutto il mainstream in qualche modo quella cosa, e oggi internet inevitabilmente è uno degli oggetti attraverso cui un certo tipo di immaginario va a formarsi, per fortuna più selettivo, perché comunque da un certo punto di vista c'è questo grande filtro dell'intelligenza collettiva che alla lunga, nel lungo periodo, alla fine finisce per premiare solo e soltanto la bontà delle idee, la bontà dei messaggi. Questo per esempio a proposito di quello che dicevamo, no? What helps? Noi in Ogilvy parliamo di big ideal, no? non c'è più, ormai da quattro anni, non c'è più il tema della big idea, cioè c'è ancora, devi sempre cercare una grande idea di comunicazione, però mettici una L appena puoi e trasforma quell'idea in un ideale. E la formula che noi adottiamo in tutto il mondo, il mondo sarebbe un posto migliore, la marca crede che il mondo sarebbe un posto migliore se, e fa in modo che la campagna, il prodotto, il brand che stiamo trattando in quel momento, se può permetterselo, agisca qualcosa per migliorare la vita delle persone. Dove crede che il mondo sarebbe un posto migliore se tutte le donne accettassero di sentirsi belle così come sono. Questo è il big ideal di Dove, per esempio. Coca-Cola ha un altro big ideal, cioè potete fare questo lavoro su tutte le grandi campagne di marca che provano ad avere un impatto sulla collettività e sull'immaginario, perché hanno una forte responsabilità e la novità è che cominciano a sentirla, questa responsabilità, e quindi mettono in atto delle azioni sì pubblicitarie da un certo punto di vista, sì commerciali, ma che in qualche modo vanno anche a beneficio della collettività, del territorio e della realtà all'interno della quale sono inserite. Poi Armando Testa, perché insomma è stato un grande italiano, sarei contro la pubblicità bieca, della falsa motivazione, della falsa informazione, del lava più bianco, contro tutto quello che sfrutta la stupidità del pubblico. Quindi, come dire, chi ha iniziato a fare questa pubblicità, questo mestiere in una chiave un po' più moderna, questo istinto, questa vocazione, che oggi sembra il grande hype, in realtà ce l'aveva già dentro le proprie corde. David Ogilvy, su tutti, il consumatore non è uno stupido, il consumatore è tua moglie. Una delle quotation più famose di David Ogilvy, noi ce l'abbiamo addirittura all'ingresso dell'agenzia a Milano, e scusate la blasfemia, io mi sono permesso di aggiornare questa quotation, quindi mi metto in piccolo, adesso perdonatemi, mi metto in piccolo vicino a David e scrivo: il consumatore non è uno stupido, è su internet, che è la grande verità di questi giorni. Cioè noi siamo obbligati a fare i conti non più con un consumatore, ma con un cittadino che interpreta anche i brand come agenti culturali, che interpreta
E se non lo fa, dobbiamo aiutare a farlo noi, che interpreta anche i brand come agenti politici. C'è un libro bellissimo che si chiama Critical Shopping. Perché anche le scelte di consumo stanno, ma non alla Naomi Klein, vi è chiaro, non alla No Logo, cioè non c'è un discorso di resistenza, c'è un discorso di accoglienza, cioè io ti compro se, c'è un valore di exchange, no? Io ti compro, ti do i miei soldi, tu però mi restituisci molto più di un prodotto, tutto quello che quel prodotto ha attaccato dietro. Altrimenti non ti spieghi perché un anti-age va a scaffale sugli anti-age e però si va a chiamare pro-age. No? Cioè è un prodotto quindi rivolto sempre a un pubblico adulto, ma anziché dirgli nascondi le rughe, dice pro. Cioè anziché dire nascondi l'età, dice nutrila. Perché la tua pelle è diversa e quindi anziché avere un botulino ci sarà dentro per esempio un nutriente. Vi è chiaro, ma quel prodotto non è un fattore non è un fatto pubblicitario, non è un fatto di reclame, è stato studiato in laboratorio prima, cioè quindi è tutta la filiera del brand che si mette al servizio di questo nuovo posizionamento, no? Infatti, sempre per citare il Cloutrain, una delle tesi era che per fare mercato in un mercato governato dall'internet, i brand per posizionarsi devono prendere posizione. Cioè, quindi, va bene i posizionamenti tradizionali, no? I quadranti di PowerPoint, semantici e quant'altro, però stiamo imparando anche a fare in modo che i brand che abbiamo tra le mani prendano realmente posizione sul mercato. E quando tu prendi posizione, assumi uno standing, cioè ti metti lì, poi chi ci sta, ci sta, chi non ci sta è fuori, cioè chi ci crede, chi ti viene dietro, chi, come dire, aderisce ai tuoi valori, si riconosce in quello che tu racconti, sono rilevanti per lui, ha intercettato il suo insight, sei credibile, vi è chiaro? Hai un prodotto, vedete come torna tutto, allora il mercato ti premia. Altrimenti sei destinato inevitabilmente a non avere successo se non a estinguerti, cioè moltissimi brand stanno piano piano scemando, non hanno più la forza che avevano fino a un po' di tempo fa, perché non sono stati in grado, oppure se la giocano sul prezzo. Sul prezzo è facile, abbassi, 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 e te la giochi lì, però non c'è un'affezione, il giorno che arriva quello che costa meno. Poi è chiaro che in circolazione ci sono ancora e continueranno ad esserci per un po', il cambiamento è lungo ragazzi, cioè è un processo lento, però intanto questa cosa cominciamo a raccontarcela, cominciamo a praticarla dove è possibile, cominciamo a insegnarla, no? Cominciamo a portare nei master, dentro le università, questi temi. Io l'ho chiamata advertising, voi chiamatela come vi pare. Ma insegnate o fate questo mestiere con un nuovo atteggiamento, con un nuovo mindset. Che, guardate, conoscete tutti i Media Guru, l'ultimo, non quello di ieri sera, due appuntamenti fa c'era Arano, direttore creativo giapponese, ha firmato delle campagne straordinarie. Lui a un certo punto dice, lo dico in italiano, no, lui l'ha detto in inglese, ma era, non aggiungete... Allora, lo dico bene, non aggiungete spazzatura alla spazzatura. Lui ha detto, non aggiungete merda alla merda. Cioè, se non avete tra le mani un prodotto sano, lui diceva, non metteteci sopra una roba altrettanto insana, come un messaggio manipolatorio, un messaggio furbo, un messaggio che non tiene conto di tutto quello. Lui si può permettere l'uso addirittura di non ricevere il brief. Cioè, lui dice... Io se il prodotto non mi convince, non lo tratto. Vabbè, lui può farlo a UG. Noi limitiamoci a non voler forzare questi temi a tutti i costi se il prodotto non può reggere questa scommessa. Perché questa è una scommessa. Cioè, o hai un commitment, un effort forte, e quindi hai tra le mani un prodotto che veramente merita di essere comunicato, un prodotto che veramente contribuisce in piccolo, in grande, a cambiare la vita delle persone, cambiarla, migliorarla, diciamo così, oppure
cavatela un po' con il mestiere di sempre, ma evitiamo quantomeno di mettere in circolazione altre porcherie. Vi è chiaro? Più o meno? Perché è quello che abbiamo fatto per troppo tempo. E quando abbiamo perso il controllo, ci siamo illusi che internet potesse in qualche modo salvarci. No? Vi ricordate, io lo cito sempre questo, però vi ricordate la grande euforia per il viral marketing? Ve lo ricordate sì o no? Quando andavamo a prendere i brief e tutti, facciamo il video virale, dai, facciamo il video virale. Ma alla fine cosa abbiamo fatto se non riempire la rete di puttanate? No, ma è vero, pensateci. E pensateci adesso il tempo di vita che hanno gli stessi oggetti, pensate al tempo di vita che hanno. Quando invece va online una produzione di un certo tipo, quella sì diventa virale, ma perché è studiata con una grande rilevanza, con una grande attenzione agli insight e non nasce per essere un virale, non so come dirvi, nasce per essere un grande oggetto di comunicazione. C'era un mio collega durante una riunione, mi ha detto una cosa che io cito sempre, dice, cazzo, però chiedere a un creativo di fare un virale è come chiedere a uno scrittore di fare un bestseller. È la stessa cosa, no? Perché tu non lo sai se quello che stai scrivendo diventerà un bestseller. Sì, certo che poi c'è Harry Potter e la fabbrica dei bestseller, però mica lo sapeva Saviano che avrebbe scritto Gomorra. No, vi è chiaro, stava scrivendo un'opera di verità e poi è diventato quello che è diventato. Vi è chiaro? Guardate, i paragoni sono un po' forzati per ovvi motivi, perché servono a far arrivare i primi concetti. Però se state attenti alle parole, al senso di quello che facciamo, arriviamo secondo me a salvare un mestiere che ha bisogno di essere riscattato, perché io ho aperto con quella provocazione dall'esercito delle 12 scimmie. Se andate un po' in giro non è che proprio la gente impazzisca per la pubblicità, no? Allora, eppure se voi guardate sui social network eccetera, la gente quando c'è un bell'oggetto pubblicitario lo condivide, vi è chiaro? Quindi noi dobbiamo imparare a creare questi oggetti sociali e possiamo farlo se, e ancora parole ragazzi, scusatemi, però va così, stamattina vi è toccata sta palla, prendetevela con i ragazzi del Creative Mornings, ancora parole dentro il video con cui io ho presentato Invertising al Festival dell'Economia di Trento, e nello scrivere questo oggetto che doveva servire come trailer per invitare le persone a questa lecture, ho usato solo parole, dei motion graphic l'hanno un po' animata, adesso è sottotitolata in inglese a beneficio poi della piattaforma, però è un video in italiano che guarda caso in maniera organica su YouTube continua a crescere, il numero delle views continua a crescere, ma in maniera ordinata, no? con una crescita organica, perché questo tema comincia sempre più a entrare dentro le aziende, dentro le agenzie, dentro le università, che poi si chiami Invertising o meno, vi giuro, non mi interessa, però quello che deve guidare la comunicazione, questo sì, mi interessa molto, perché è quello che deve guidare il nostro lavoro nelle prossime ore. In una società sempre più fluida e attraversata da così profondi travolgimenti, ha ancora senso scegliere un target per le proprie comunicazioni? I consumatori si riconoscono di più nelle classificazioni sociodemografiche o nelle tribù che rivelano il senso di appartenenza a un'identità comune? Forse si sta consumando la fine dell'advertising per come è stato inteso fino a qui. Facciamo Invertising? We'll be right back.
proprio facilissimo. Considerate che dietro tutti questi spostamenti di significanti che avete visto, io sto facendo un lavoro di anche di catalogazione, di inventario, di case history. Io racconto, quando posso lo faccio anche, come, cosa vuol dire per esempio il passaggio da consumer a user, no? Che è uno spostamento di atteggiamento profondo, no? Una cosa è considerare la persona consumatore, altra cosa è considerarlo user della marca, no? E allora c'è tutto un nuovo registro di comunicazione che in quel momento va in scena. E per ognuno di questi capitoli e altri ne possiamo trovare insieme, lavorando proprio sul spostamento di senso delle parole. Poi, in maniera creativa, puoi cambiare una lettera, due, tre, non mi interessa, dal monologo al dialogue, però apre un mondo completamente diverso, completamente diverso, drammaticamente diverso. Forse è la cosa più facile da fare, perché il passaggio dal monologo al dialogo è quello che ci hanno raccontato quando con l'esplosione del CRM, no? Vi ricordate? Con l'esplosione delle card, no? Le fidelity card, le famose fidelity card, lo strumento del dialogo. De che? Non era, era uno strumento transazionale, no? Il dato consegnato a un supermercato per avere la bambolina. Che va bene, va benissimo, no? Fantastico, ma non è esattamente il dialogo è un'altra cosa, il dialogo è quella cosa che abbiamo scoperto adesso, no? Quando ci ritroviamo milioni di persone attaccati, magari a volte anche in maniera spontanea, a una brand page su Facebook. Perché sono lì? Se non perché cercano uno scambio diretto e un dialogo che noi dobbiamo saper cogliere, intercettare, interpretare e agire ogni giorno. Dentro i social network, perché è lo spazio deputato al dialogo, e fuori, quando riusciamo e dove riusciamo, in tutti gli oggetti di comunicazione che mettiamo in circolazione, dalla brochure al banner, al Twitter, allo spot. È un processo lungo, per niente facile, però io parlo di backwards, se fosse stato il mese scorso la future erano cazzi, invece tutto sommato è più facile recuperare uno spirito che questo mestiere aveva quando era più facile farlo, sicuramente. Oggi è molto più complicato fare questo mestiere, però noi dobbiamo recuperare quello spirito e mettere al nostro servizio la tecnologia, perché la tecnologia ci aiuta, non può diventare la killer application, ma ci aiuta, è il fattore abilitante attraverso cui muovere la nostra creatività secondo queste nuove tensioni. Io poi chiederei a voi di se avete qualunque domanda, dubbio, cose, eccetera, ne parliamo nei prossimi minuti. Perché io volutamente non ho portato case history, perché avevamo talmente poco tempo che vedere i casi, eccetera, ne assorbe davvero tanto. Quindi, siccome poi sono in circolazione, insomma, sono temi che si intercettano abbastanza facilmente, ho voluto veramente fissare i concetti. Però, potendo contare su 20 minuti di approfondimento, o il tempo che avremo a disposizione di approfondimento, laddove qualcosa non dovesse tornare. Attenzione a non subire adesso il rinculo, no? Nel senso, l'euforia da social network, no? Allora, siccome il Facebook è lo spazio del dialogo, tutti su Facebook a dialogare, mica vero? Cioè, non, credibilità, rilevanza, insight, prodotto, tenete sempre molto fermi. Come avete presente il filo di piombo, no? Il filo a piombo, quello che usano i tappezzieri, no? Quando ti mettono la tappezzeria. Ecco, quella roba lì, tenetelo come, cioè, dovete tenere un centro. O queste cose vi tornano, oppure se manca qualcosa, vuol dire che dobbiamo costruire quel messaggio in maniera diversa. Domande? Vai. Sì. Ma sì. Adesso, anche in questo periodo, si parla molto di terza rivoluzione industriale, quindi un tipo di produzione che si concentra sul più piccolo, su una micro, una mini imprenditoria più contenuta e che è più rivolta al consumatore con un prodotto di un certo tipo. Questo nuovo tipo di pubblicità a lungo periodo sarà anche un aiuto per questo tipo di, appunto, produzione più piccola, quindi magari anche con
risorse più limitate di poter avere la stessa rilevanza dei grandi marchi. Secondo te? Oppure no, perché no. Oppure non, magari non correre il rischio di essere semplicemente una fase che attraversano i grandi marchi per ripulire la propria immagine. Allora, l'effetto brand washing c'è. No, c'è sempre, però alla fine quando è vero brand washing, parliamo dei grandi marchi, quando è brand washing viene, guardate, è in un attimo la rete lo disinnesca, perché non si può più, nel senso è come se ci fossero mille milioni di occhi puntati sui palazzi di vetro dei brand. Quindi quando Nike anni fa, vi ricordate lo scandalo dei palloni, tutto l'indotto del lavoro minorile eccetera, Nike ha dovuto fare una fortissima operazione di riposizionamento, ma ha dovuto rimettere in circolo. E guardate oggi cos'è oggi Nike. Se avesse fatto del semplice brand washing probabilmente non sarebbe arrivata dove è oggi, e quindi quando è brand washing, quindi quando l'azienda vuole, come dire, ripulirsi la coscienza, secondo me quello che sto, a cui sto assistendo, è che immediatamente viene dall'altra parte. La famosa rivoluzione dei maker, no? di questi piccoli imprenditori che possono guadagnare la propria porzione di mercato in maniera assolutamente anche, a parte libera, ma proprio anche con poco impatto economico, assolutamente sì, purché sappiano a chi rivolgere quel prodotto, quindi sappiano intercettare la comunità pronta ad accogliere il prodotto, sia un prodotto che ha un senso per quel tipo di pubblico. Vedete anche le parole come sono diverse, vedete come parlo di pubblico, parlo di interlocutori, parlo di... no? Dobbiamo imparare anche a modificare la nostra grammatica, no? E magari quando sentite la parola target, provate ad arricciare il naso in una riunione, no? Dite, ma perché target? No? Chi è che vi porta ancora le ricerche sociodemo dentro i brief? Cacciatelo, no? Nel senso, fatevi portare le personas, fatevi portare i profili delle persone a cui parliamo, perché un certo tipo di target, un certo tipo di pubblico può avere 30 anni come 70 anni, può abitare a Milano come può abitare a Potenza, no? Quindi imparate anche a educare le persone che lavorano con voi. Quindi assolutamente sì, purché ci sia una storia dietro quel prodotto, purché ci sia un meccanismo narrativo che permetta a quel prodotto di essere rilevante. Ok, beh, innanzitutto grazie, perché veramente tanti spunti interessantissimi. Se posso permettermi qualche riflessione e poi una domanda alla fine. Innanzitutto molto vero, almeno per quella che è la mia esperienza, il discorso del linguaggio. E io credo che probabilmente dobbiamo recuperare anche una certa attenzione al nostro linguaggio, quello che vedo tanto anche la banalizzazione, la poca attenzione pura nello scegliere le parole, un linguaggio che si sta anche un po' impoverendo, se vogliamo. E la grande importanza, cioè pensiamo che il linguaggio poi alla fine ci serve per portare fuori quello che la persona ha dentro, quindi anche qui un impatto molto forte del linguaggio su di noi e poi sugli altri, che era un po', credo, per anche il discorso etica estetica, che è un concetto, cioè il bello e il buono, no? È rimettere insieme, riconciliare, quando invece per tanto tempo, forse, ma a tutti i livelli, non sto parlando solamente del mondo della pubblicità, dell'advertising, ma proprio si pensava che solo un'operazione di make-up, una cosa abbastanza veloce, potesse fare la differenza, quando invece lavorare sul contenuto, che è una cosa sì più lunga, più ardua, può fare veramente emergere anche una bellezza poi della forma, quindi invertire un po' il trend, no? Dal fuori al dentro, dal dentro al fuori. La domanda è questa, parlando appunto dei social, visto che comunque ci facciamo i conti, e questo aspetto del dialogo, quindi del doppio canale che si è aperto, anche prima si diceva, c'è una questione, è vero che quando io poi apro un dialogo lascio entrare un po' di tutto, certo. Il discorso anche della spazzatura che entra, dei commenti, certo, inutili, sciocchi, certo, volgari anche, una sua idea su... Ma un possibile filtro, non lo so, un possibile atteggiamento. Giuro, ragazzi, una cosa, io non ce le ho le risposte, e diffidate di chi ce le ha in questo momento, no? Nel senso che siamo in un momento beta,
nel senso stiamo imparando a fare delle cose. Vi porto l'esempio di una campagna secondo me molto bella, di 2 settimane fa, Cinar, per chi l'ha seguita, è stato un disastro proprio perché qualcuno non aveva pensato di mettere un filtro di moderazione a un'attività 2.0 in cui le persone sul sito dell'azienda scrivevano dei finali, che è un'idea che se avrei voluto firmarla io, per capirci, molto intelligente, no? Riscrivi i finali leggeri. Grandi, sapete i finali dei film, della letteratura, che sono pesantissimi, no? Quelli che ti fanno due maroni così, no? Lui muore, lei... E loro dicono, dai, scriviamo dei finali leggeri, posizionamento di Cinar, esattamente il finale leggero, idea straordinaria. Un'ingenuità. Non mettere un filtro ha rovinato una campagna bellissima. E beh, sì. Sì, un po' più di ingenuità. Beh, un errore? Un errore? Cosa vogliamo fare? Vogliamo un errore. Però sapete la cosa che più mi ha fatto male? Cioè, la cosa che più mi ha fatto pensare? È che quell'errore avrebbe potuto farlo chiunque di noi e sarebbe bastata una presa di posizione dell'azienda, rimettere la moderazione, togliere i post idioti, cioè prendere una invece è stato tirata giù tutta l'operazione e ha avuto un effetto doppia, perché tutti i social guru di cui è piena l'internet, guardate che le persone quella cosa lì l'avrebbero recepita invece meravigliosamente. Meravigliosamente, chiedi scusa, fai un errore, togli i post, prendi una posizione di un certo tipo rispetto a quell'operazione. Il mondo è pieno di idioti, lo so, anche qui non potevano mancare. Oppure facevi una versione, guardate, facevi una versione XXX, una versione potevi fare miliardi di cose. Il panico, ma il panico generato da chi? Voi pensate che quel panico sia stato generato veramente dai consumatori? Sapete chi l'ha generato quel panico? Noi. Noi. Cioè noi addetti ai lavori che non vediamo l'ora di sparare a zero sul il fail, no? Tutti alla ricerca del fail. E tutti lì a dare addosso, eccetera. È un atteggiamento veramente alla gente, delle nostre beghe di cortile, perché quella roba l'ha fatta l'agenzia che però ha vinto la gara, la stessa gara su Fernet dove c'ero io, ah guarda che coglioni che non hanno messo la moderazione. È così. Boom, fatte a pezzi. Poi questa cosa qui, se ce la leggiucchiamo noi sulle nostre rivistine di settore, che ci leggiamo sempre tra noi, ma non è che... Cioè, ragazzi, quando dico di impattare la collettività, dico di... cioè, Bocuschi, un direttore creativo famosissimo, per chi lo conosce, dice facciamo campagne che vadano nei telegiornali. Cioè, facciamo in modo che le nostre campagne diventino delle notizie tali di cui parlano i notiziari. Capito? Cioè, quindi non c'è una risposta, c'è... Vedere cosa succede, c'è un minimo di buonsenso, cioè voglio dire, è chiaro che quella è una cazzata, però da quello tu vai. E il bello dell'internet è questa cosa qua, no? Del test and learn, test and learn, test and learn. Diciamolo ai nostri clienti. Io una volta feci una campagna, tantissimo, quando lanciai Wired, io mi ricordo, le riunioni in condensa sono una cosa che spaventerebbe anche, cioè... un maestro yoga, cioè tu entri, sono in 20 schierati, e l'amministratore delegato sta là in fondo, è piccolo così, tu lo saluti, e lui a un certo punto, finita io mi ricordo benissimo, mi disse, lei ha mai lanciato una rivista? Io dissi, no, e lui mi rispose, e si vede, nel senso che rispetto a quello che fanno di solito le riviste, c'era un modo di lanciare Wired profondamente diverso rispetto a quello che loro erano abituati a fare, però hanno sposato quell'atteggiamento e insomma io credo che oggi non lo so, ma allora Wired fu un esempio di un lancio di successo, ma non di successo perché, i numeri erano di successo, nel senso che questi mi chiedevano, avevano degli obiettivi di vendita, abbonamenti eccetera, che vennero raggiunti dopo 4 mesi dal lancio della campagna. Quindi... lì, quando lui mi chiese che cosa si aspetta da questa campagna, lei sa quali sono i nostri risultati, io li sapevo, noi tutti, tutto il team di lavoro li sapeva, e io dissi che l'account mi diede un calcio sotto la scrivania, io dissi non lo so, perché era vero, cioè quella roba lì io non sapevo come si sarebbe comportata in rete, non lo sapevo, ma non potevo saperlo, però fui molto schietto, anche un po' ingenuo se volete, perché lì mi potevano cacciare a calci, invece siccome avevamo
un forte commitment da tutte le persone del team, no? Non solo l'agenzia, anche il marketing dell'azienda, eccetera. Quindi lui era l'ultimo, come nel videogame, no? Il grande mostro, avete presente, no? Allora siamo andati avanti, e, oh, ragazzi, se va, va, se non va, loro perdono i soldi, voi perdete il cliente, pari e patta, cioè voglio dire, non, però se va, cioè, non so come dire, è più bello firmare campagne con dentro, cioè io quando vado, poi le gare sono proprio il Luna Park di queste cose, no? Perché tu dici, cacchio, se vinciamo però facciamo una roba fatta così, capito cosa voglio dire? Non vai più a fare la campagna un po' di mestiere, non è pronto il cliente, pace. Roberto, tu volevi dire? Non so se ho risposto, cioè non ho risposto, ti ho detto che non lo so, però è la verità. Paolo, mi piace, mi dai là questa immagine. Che dei ragazzi, Però mia moglie dice sono un uomo fortunato, quindi probabilmente mi aiuta. Cioè, mi sembra proprio l'immagine dall'idea della domanda che voglio fare. Cioè, da un certo punto di vista mi sembra che i pubblicitari siano schiacciati da certe tendenze, no? Che cominciano col 50 e 57, con quel maledetto libro poco letto, molto citato, Packard, e poco capito di Packard, no? I persuasori occulti. No? Dall'altro lato, e quindi mi sembra che i pubblicitari abbiano questo peccato originale da scontare, no? Che la pubblicità è una cosa cattiva. Dall'altro lato c'è quest'idea che il pubblico, perché oggi esistono i social, esista internet, non sia prigioniero a sua volta di archetipi del cervello rettiliano e soprattutto dell'influenza. Cioè, io l'ho scoperto stamattina, ho risposto a un post di una che conosciamo, Galatea, che parlava di clima, dico delle cose, scopro che la maggior parte della gente, come ha detto Slate ultimamente, non vuole accettare il cambiamento climatico, perché sarebbe una profonda come dire, rivoluzione sul fatto che io a maggio sono abituato a mettermi le maniche corte. No, la gente non lo vuole accettare. Allora, quello che mi chiedevo, ma siamo sicuri che la gente col social, con internet, sia veramente libera e non sia comunque condizionata da tante cose? Ma io farei un discorso generazionale, Roberto, nel senso che se avete adesso non vorrei fare proprio la lecture intellettuale, eccetera, ma se avvicinate Don Tapscott, ha scritto un libro che si chiama Next Generation. In realtà io credo che non sia più, cioè oggi è un problema di habits, cioè oggi è un problema di consuetudini, cioè di resistenze al cambiamento. Oh ragazzi, mettetevi nei panni di un direttore creativo di 45-50 anni che è lì come un papa sulla sua poltrona e qualcuno gli viene a dire: ascolta, la prossima campagna la facciamo con la rete, la facciamo, no, mettetevi nei panni di chi perde completamente il controllo e mette i propri messaggi di marca su una pagina Facebook e vede la sua marca, come dire, pasticciata. C'è una resistenza al cambiamento in questo momento, ma noi, almeno io, sto attrezzando, quando parliamo di questi temi è perché noi dobbiamo attrezzare i nuovi pubblicitari, i nuovi comunicatori, le nuove generazioni, chi farà questo mestiere dopo di noi, chi adesso è in grado di intercettare il cambiamento, interpretarlo e agirlo, è benvenuto. Ma io personalmente sono molto concentrato sui miei studenti, vi è chiaro, sono molto concentrato su chi si laurea oggi in scienze della comunicazione, in semiotica, al Politecnico e deve apprendere questi linguaggi. Perché? Non perché è una tendenza, perché i consumatori ai quali lui si rivolgerà saranno le persone che questa sensibilità ce l'avranno addosso, non ci potrai fare niente. Oh, ma c'è una ragazzina di 14 anni che ha aperto una petizione negli Stati Uniti per chiedere al direttore del Sun, no, scusate, di una rivista per teenager, il Cioè americano, adesso non mi ricordo, 14 milioni di lettori, una roba pazzesca, una rivista per teen, 14 anni,
Questa apre una petizione su change.org per dire al direttore di quella rivista: piantatela di usare le modelle bambine e peggio di ritoccarle con Photoshop. Sapete, una ragazzina di 14 anni. Cioè, vuol dire che questi temi, queste generazioni, io lo vedo anche io vedo anche come si comporta, poi faccio sempre, però, come si comportano i miei figli davanti a certi stimoli. E non perché siano particolarmente intelligenti o abitino un ambiente di un certo tipo. Chiaro che adesso queste riflessioni appartengono a un certo tipo di mondo, ma sempre più saranno, sempre più diventeranno, come cerchi concentrici. E quindi noi dobbiamo attrezzarci per persone che questi temi ce li avranno. E adesso c'è la resistenza a mettersi il maglioncino. Anch'io stamattina, quando ho messo questa camicia, non ero contento. Però ho dovuto metterla, perché fuori c'è oggi una resistenza al cambiamento. Poi mettersi un maglioncino a maggio, uso il tuo esempio, sarà evidentemente un'abitudine. Esattamente come le persone si abitueranno alla trasparenza delle aziende. Cioè, oggi la pretendono. Oggi la pretendono, tu devi essere trasparente nella relazione con me, tu mi devi dire da dove arriva il cotone che stai usando per fare queste scarpe. Timberland, Airkeeper, sto citando, no? Tutto un processo di filiera controllato, recupero di 4 soli materiali, eccetera. Tu dimmelo, oggi lo pretendo. Domani, tra 10-20 anni, questi comportamenti saranno naturali, le aziende dovranno inevitabilmente, oppure, estinguersi. E la pubblicità deve semplicemente obbedire a tutto questo. È vero quello che dicevi, che i pubblicitari hanno questo debito profondissimo da pagare con l'industria creativa tutta. Cosa ci possiamo fare? Espiamolo una volta per tutte e cominciamo a fare la pubblicità che le persone vogliono vedere. Sì, certo. Cioè, io invidio questo tuo ottimismo e capisco molto bene questa parte di insegnare, di portare avanti. Però dall'altro lato parlavi anche di Coltrane, che è datato 99, una tua verità. E quindi sono 12-13 anni che così cerca di raccontare. Detto questo, non c'è bisogno anche di qualcuno che dia avanzate, cioè non c'è bisogno anche dall'interno di far emergere quando sbaglia, ma quando sbaglia il cliente, quando sbaglia anche l'agenzia, perché di fatto sono anche le agenzie stesse a non voler cambiare. Tu ti stai riferendo a Fernet, tu? No, non conosco il caso nel dettaglio. Però no, allora ti voglio... Capisco che è sbagliato quello che dici lui a fare di noi darci dentro, però che qualcuno vi ha ammazzato ogni tanto per far capire alla grande marca, al cliente, a quello che pensa di avere l'ultima parola, che in realtà questo è esattamente il nostro ruolo. Cioè, quello che noi dobbiamo fare è esattamente questo: segnalare chi conosce Invertine, insomma, chi mi segue lo sa, io non faccio altro, e il libro altro non è che raccontare come fare. Io poi sono abituato a farlo in caso positivo, cioè sono più bravo a trovare le cose che mi funzionano. Non mi piace tanto prendermela con chi questi temi li sta un po' ignorando. Poi, se volete, ho una cartella qui dentro, Social Worst Case, no? Dove vediamo tutte le porcherie che vengono fatte, ma non è questo il tema. Il tema è noi che siamo dei decision maker, o quantomeno, cioè, chi ha potere decisionale su determinate cose deve attribuirsi questa responsabilità, anche proponendo e offrendo modelli, quello che stanno facendo molte agenzie. Cioè, lei fa il Social Case History Forum, lo sapete? Ieri c'è stato, voi andavate là, erano solo e soltanto esempi positivi, case history di come si può fare social oggi, no? Esatto, è il pubblico che sta lì e dice: quella mi sembra una cazzata, oppure, però la volontà sua, la sua intenzione è quella di raccontare le case history, se no lo chiamava Social Worst Case History Forum, avrebbe fatto
miliardi, perché sono molte di più le puttanate, bastava chiamare quattro che collettavano tutte le schifezze che ci sono in giro e costruivi un evento. Ti è chiaro? No, però finisco una cosa sul Clutrain. È vero che il Clutrain è stato scritto nel 99, ma tu sai che fine hanno fatto quei quattro? Sono stati, sapete perché? No, il Clutrain sono 95 tesi, come la riforma di Lutero. Perché loro volevano protestare contro la chiesa del marketing tradizionale. C'è tutta una metafora parareligiosa. Beh, esattamente come Lutero sono stati scomunicati. Nel senso che quei quattro non se li è filati nessuno per anni, perché proponevano un cambiamento troppo radicale. E quindi, ah sì, chi sono? Ah sì, due erano due hacker, per capirci anche, e due erano due giornalisti di Wired, fricchettoni, tossici, cioè gente... Ma sì, cioè gente che... tutta la cultura, la controcultura digitale di quegli anni era abbastanza ipnotica, per usare una parola. Cioè, chi ha letto la biografia di Steve Jobs sa che cosa si è calato quell'uomo, vero? Sì, l'avete letta la biografia? Veramente lui l'ha inventato il computer per trafficare con la... Cioè, attenzione, cioè, poi ci credo che è la visione, ho visto l'iPhone, cioè, era fumatissimo. No, però... sono stati trattati come dei reietti. Oggi girano il mondo, fanno le lecture, miliardari, hanno ripubblicato libri tradotti in tutte le lingue. Oggi questi temi sono d'attualità. Oggi, allora, il cambiamento era troppo dirompente. Oggi queste cose sono, adesso sono letteratura. Noi dobbiamo farne una comunità di pratica, cioè noi dobbiamo ogni giorno fare in modo che... io, ragazzi, campagne come queste non è che ti vengono proprio... non hai sempre l'occasione, però ogni volta che vedi in un brief questa possibilità, vacci dentro. Prova a scrivere: la marca crede che il mondo sarebbe un posto migliore se... e prova a fargli fare qualcosa. E vedrete che non è solamente la pubblicità, è un modo di stare nel supermercato, è un modo di stare sul territorio, è un modo di non andare a fare pubblicità in... Ragazzi, guarda, digitate su Google toilet marketing, provate, fatelo a prova, e vedete quanto la pubblicità ha imparato a entrare nei cessi, nei bagni dei locali pubblici. Cioè tu sei lì che fai la pipì e c'è qualcuno che ti dice come usare il tuo pisellino mentre fare la pipì. Vi sto citando una campagna, ve lo giuro, una campagna durante il campionato di calcio in Germania, un operatore di banda larga, un distributore di questa roba qua, aveva messo negli orinatoi degli uomini una porta, lì, e poi la pallina, e tu mentre facevi la pipì facevi gol. Cioè, ma... sono dei malati mentali, no? Vi è chiaro? Digitate toilet marketing e vedete cosa... Allora, scegliere di non fare quella roba lì è già qualcosa, no? No, quando a me un creativo viene a dirmi: ma perché non facciamo, non so, mettiamo delle cacche finte per strada, facciamo la guerriglia? Dico: no, guarda, no, magari anche no. Ragazzi, è una questione di atteggiamento, di sensibilità, non è una questione di regole, vi è chiaro? Cioè, è un mindset che dobbiamo adottare, un nuovo mindset. Ed è vero che c'è una resistenza al cambiamento, è vero. Però dobbiamo cominciare a passarci modelli positivi, cioè proprio passarci, a scambiarceli, come si faceva con le figurine. Oh, ho visto questa roba, guarda che figata. Guardate, oh, madonna, guardate, no vabbè, ve la siete voluta voi, adesso vi faccio vedere. Guardate questa cosa qua e ditemi, poi me ne vado, eh. Coca la conoscete? No, il che tutta la storia, l'ultima di... Vedete che bel modo?
Cioè, se ci facciamo circolare ste robe, no? Questo è, si parte dal prodotto, cioè non è che hanno detto prodotto, la lattina di Coca-Cola, insight. Cazzo, ma com'è che riusciamo a condividere tutto, la felicità non riusciamo a condividere nella misura in cui insight, la lattina alla bocca, non la passo a Nicolò se ci ho bevuto io, giusto? E allora un'idea, pam, un'idea straordinaria, è una messa in scena con questo livello di forma. Questo è un oggetto bello da vedere, no? Indubitabilmente bello da vedere. Allora, è questa l'energia che noi dobbiamo mettere in circolazione. Coca-Cola, Grom, il piccolo maker che fa uscire dalla stampante una cosa di un certo tipo. Se poi usiamo le stampanti e la rivoluzione, la terza rivoluzione industriale, figliola, diventa stampare le pistole come... No? E allora è un altro film, no? Però se cominciamo, allora se condividiamo il ragazzino che stampa la pistola con la stampante 3D è una cosa, se condividiamo quello che da una stampante 3D fa uscire un aereo a reattore per fare il giro del quartiere attaccato con gli elastici è un'altra cosa. È solamente quello che noi mettiamo in circolazione, che poi è l'internet, e l'internet è questa roba qua. Siamo noi che decidiamo cosa mettere in circolazione. Faccio la domanda ultra pessimista. Vai. Allora, sarebbe bellissimo tutto questo, sì? La rivoluzione della gentilezza, uh-huh, della verità, eccetera, eccetera. Io credo che sia tutto questione di atteggiamento. Però se passiamo per esempio dalla comunicazione pubblicitaria alla comunicazione politica, uh-huh, abbiamo l'esempio di Grillo, che ha vinto con un vaffanculo. Il modello dominante è il vaffanculo, certo, e ha preso un terzo dei voti. Bravo. E domenica scorsa com'è andato? Dimmi un po' com'è andato Grillo domenica scorsa. Dimmi un po' com'è andato Grillo domenica scorsa figliola. E allora vedi, però ha collezionato voti dicendo vaffanculo. Certo, lui ha intercettato, guarda, pensa a questa presentazione, ha intercettato una tensione culturale. Giusto? Ha intercettato un insight, non aveva il prodotto, come ti chiami? Antonella. Non aveva il prodotto, quindi gli hanno dato credito, ma adesso ha perso cosa? Credibilità, quindi aveva solo 3 dei 5 ingredienti di cui abbiamo parlato stamattina, gli mancava il prodotto e non vai da nessuna parte, aveva consumer insight, aveva la tensione culturale, e aveva forse la rilevanza, ma neanche. Gli è mancata la credibilità, cioè adesso gli mancherà la credibilità. Adesso o lui fa una vera azione politica, ma vera, e la smette di fare spettacolo, e decide di dare a questo paese un'opportunità, passando da dei temi che lui maneggia, ma lui maneggia furbescamente, perché chi conosce Casaleggio sa che Casaleggio sa esattamente come gestire questi temi, lo fa di mestiere da anni. Allora, o si inventano una costruzione politica che è quella di cui questo paese ha bisogno per onorare le promesse che hanno fatto, oppure semplicemente finirà nel dimenticatoio. Il tema della comunicazione politica è un tema che noi non possiamo toccare, perché non è il tema della comunicazione politica, è il tema della politica tutta. Cioè, come la comunichi, guarda Antonella, credimi, è l'ultimo dei tuoi problemi, è quello che i politici hanno da dire oggi in questo paese, che è maledettamente difficile. Poi sai, l'esercito di Silvio è l'ultima, ragazzi, cioè trovare gente che fa quelle puttanate lì. Guardate che quella roba lì è uscita da un'agenzia di comunicazione, io me la son vista, io ho fatto, guardate, l'esercizio a ritroso, backwards. Ho visto l'esercito della salvezza e mi sono immaginato l'agenzia che andava a presentare e dice: oh raga, facciamo la gamification. È vero o non è vero? È vero? È tutta quella logica lì, quelle puttanate che cioè, facciamo la gamification, i badge, allora diventi sergente, colonnello, e poi social, poi spariamo, poi social plugin, è quella roba lì. Allora, il problema è davvero la comunicazione di quella roba lì
o è a monte, prima di tutto sulla committenza, e d'accordo, ma lì ormai è una battaglia persa e dobbiamo aspettare che la vita faccia il suo corso. Ma il problema lì non è più neanche tanto la committenza, è tutta la filiera. Perché poi se parliamo di comunicazione, allora ti cito Code for America, te lo vai a vedere e vedi come e fai così. Oppure vedi che qualcuno in Scandinavia sta scrivendo, no, in Scandinavia dove in, stanno scrivendo la Costituzione con l'aiuto delle persone. Cioè, da che parte vogliamo stare? Lo so che sono quattro gatti, perché? Ma noi non siamo molti di più, non siamo la Cina. Dai ragazzi, siamo 60 milioni di persone collegate a internet, la metà, ma vuoi che non la riscriviamo la Costituzione? Adesso, no, sto scherzando, dai Roberto, però per capire, la comunicazione politica è davvero un tema molto delicato, ma non è il tema della comunicazione politica, è il tema di quello che la politica oggi riesce a dire o a dare alle persone. Quindi il vero backwards sarebbe da fare lì, nelle intenzioni, partendo da cosa? Dal prodotto, cioè da delle promesse che abbiano ragione di esistere. E noi dobbiamo imparare, e le persone dovrebbero imparare, a rifiutare quelle promesse prive di senso. No? Cazzo, è possibile che un milione di posti di lavoro, vaffanculo, e quella roba lì, cioè noi ci... Oggi sì. Io non so se domani sarà così vero. Leggevo un post molto bello su, non mi ricordo dove, la 27esima ora o il post, uno di questi, il quale diceva che nelle ultime amministrative romane la gran parte dei manifesti elettorali erano fatte da facce e simbolo. Non c'erano più i titoli. Ho fatto anche un post su questa cosa, no? Gli slogan non c'erano più. Ma viva Dio, gli è rimasto un po' di pudore, no? Nel senso che hanno detto, vabbè, a sto giro facciamo così, non diciamo un cazzo. Mettiamo la faccia e il simbolo, poi ce la caviamo così, e infatti, insomma, è andata benino. Capito, Anto? Cioè, mi spiace, però è chiaro che se vai ti tuffi nella politica esci a pezzi, figliolo. Io parlo proprio di atteggiamento globale, cioè quello del vaffanculo, dell'aderizione, dell'umiliazione del prossimo. Secondo me... Ma tu vuoi subirlo o vogliamo mettere in circolazione agenti che vanno nella direzione contraria? Noi dobbiamo fare questa cosa qua, perché noi abbiamo in mano, noi facciamo la comunicazione, ragazzi, cioè voglio dire, noi ce l'abbiamo questa responsabilità, noi facciamo siti, facciamo robe, facciamo oggetti che parlano alle persone. Sta a te alle persone che hai intorno. Cioè, mi spiace ragazzi, dobbiamo intanto ritornare anche a non dare per scontate le cose che sapevamo, perché non valgono più. E quindi, duole dirlo, ma bisogna riprendere in mano i libri, bisogna vedere cosa scrivono le persone che stanno scrivendo su questi temi in maniera più interessante, bisogna guardare come fanno comunicazione, chi questi temi sta già cominciando a praticarli. Quanti conoscono Code for America? 1, 2, cazzo, dare dentro, vedere come è orchestrato Code for America, come si muove un oggetto politico così importante. Va bene, ti ringraziamo. Grazie a voi, ciao, buona giornata.